Cari amici, nel mese di febbraio si chiude il primo quadrimestre ed è tempo di valutazioni. Alla primaria le maestre, con cura e impegno, hanno compilato la lettera che consegneranno ad ogni alunno, mettendo in luce il suo modo di vivere la scuola e fornendo consigli sugli aspetti da migliorare. Alla secondaria, invece, i docenti stanno completando le pagelle. Ora vi raccontiamo di un interessante incontro organizzato dal gruppo di lettura Leggermente per gli alunni della secondaria. Giovedì l'Aula Magna ha ospitato l'autrice di romanzi fantasy Marta Leandra Mandelli, vincitrice del premio internazionale Michelangelo Buonarroti per la sezione narrativa per ragazzi. È stata intervistata per noi da Tamara. Sentiamo. Buongiorno, siamo qui con la scrittrice Marta Leandra Mandelli e volevamo fare delle domande. Perché l'ultimo suo romanzo è stato ambientato in un castello vero? Allora, l'ultimo mio romanzo è Il segno del falco. La peculiarità proprio è l'ambientazione, che è il castello di San Salvatore in Susegana, nella zona del Veneto, dei Colli del Prosecco. Ed è ambientato in questo luogo perché la storia nasce dalla mia passione per i castelli, fondamentalmente, con tutta la loro storia, il loro fascino e i loro misteri. L'ambientazione viene dal fatto che il mio editore da diversi anni partecipa a una rassegna del libro molto bella, che si tiene proprio a Palazzo Edoardo, che è uno degli ambienti del castello, e in questo modo ho potuto conoscere sia la location che appunto la proprietà. Perché scrivi fantasy? Ah, il fantasy ha scelto me, ragazzi, non c'è un'altra risposta. Io penso che le idee non siano... c'è sicuramente una parte di lampadina che si accende, ma siano davvero qualcosa di vivo e che vivono intorno a noi e insieme a noi. Al momento queste idee sono di genere fantasy e non so dirti perché, hanno scelto di essere raccontate da me. Poi vedremo. Ma cos'è che ti ha spinto a diventare una scrittrice? Allora, il mio romanzo di esordio è Oltremondo, il primo della trilogia, e in un certo senso è stata una specie di scommessa, perché prima di questo avevo scritto soltanto la tesi di laurea, che rispetto alla scrittura di un'opera di narrativa è un lavoro immensamente più semplice. Da lì, in un certo senso, come mi sono accostata alla creatività, come ho dato orecchio alle idee, si è veramente aperto un mondo. Avete presente l'armadio di Narnia? Ecco, è successo così. E da lì appunto sono arrivata alla pubblicazione del Segno del Falco, che è il mio ottavo romanzo, e sono una scrittrice professionista. Grazie a voi la linea. Grazie a voi. Nelle scorse settimane gli studenti delle quinte hanno incontrato il dentista Franco Torresani e l'igienista Enza Vanoli, che hanno dato alcuni importanti consigli per la cura dei denti. Fa parte del programma di scienze questa cosa, allora dove parleremo dei denti in maniera un pochettino più scientifica e poi qualche video divertente. Non mettete in bocca le dita sporche, la matita, la matena, sono tutte cose che mi appartengono. Cosa ho appena detto? Arrivederci. In modo comunque delicato, ma una bella rullata energica dalla gengiva verso la parete del dente, verso il bianco del dente. Ovviamente per coppia di dente bisogna soffermarsi, bisogna soffermare 5-6 spazzolate tutte le volte, ok? Quindi far tutto l'intero giro fino alla zona dei molari, per poi ripartire all'interno finché è arrivata alla zona del canino, dove c'è la curvatura e si inclina la testina in piedi. È un vero disastro per i denti. Ma sì, e cosa fa la placca da pelle? Beh, dobbiamo cominciare a attaccarsi allo smalto dei denti e piano piano formare un buco, cioè la carie. All'inizio non fa male, ma in poco tempo scava in profondità e arriva alla polpa, nel cuore del dente. E allora sì che iniziano i dolori. Al Green Nido continuano gli appuntamenti settimanali con le professioniste di Kids and Us. Vediamo nel servizio cosa stanno facendo i nostri bambini. Non è mai troppo presto per imparare una seconda lingua.
Anzi, seguendo lo stesso processo di apprendimento della lingua madre, i bambini di Kids and Us iniziano ad approcciarsi all'inglese già da un anno, con gli stessi obiettivi di comprensione del contesto prima e verbalizzazione poi, step fondamentali per arrivare alla comunicazione. Vivono la loro full immersion d'inglese con Mausi e Linda, due topolini che replicano le esperienze quotidiane tipiche della loro età, la famiglia, le coccole, i bisogni primari, le prime scoperte. L'esposizione quotidiana alle tracce audio fatte in aula e in casa sfrutta appieno il senso dell'ascolto come elemento fondamentale dell'apprendimento e la ripetizione come consolidamento del significato, della pronuncia ed infine della capacità di comunicazione. A cushion for Mousy? Yes? Ok, where is the cushion for Mousy? Oh, a cushion for Mousy! Yes! And let's see, can we sing a song together? Yes? Let's see. Hello Mousy, give me a kiss. Mwah! Hello Mousy, give me a hug. A kiss, mwah! A hug. Prima di salutarvi vi diamo notizie di un evento. Sabato 8 febbraio la compagnia teatrale del QDV proporrà il musical Solo chi sogna può volare al teatro Micheletti di Travagliato, ore 20:45. Da Jacopo e Achille è tutto, alla prossima settimana!